Cari amici di Quotidiano.net, bentornati per parlare di calciomercato. Sono le 13.09 del 26 gennaio, il conto alla rovescia è innescato, alle 19 del 31 gennaio le operazioni terminano. Caro Paolo Rosato, buongiorno. Ciao, buonasera. E bentornato. Buonasera. Quali sono le novità della giornata che sono particolarmente intriganti? Partiamo, come sempre, da Pazzini, o sbaglio? Ma sì, perché Pazzini è il nome caldo al momento del mercato, l'Inter sembra un passo perché è stata formulata un'offerta precisa che sono 12 milioni di euro più il cartellino di Jonathan Biabiani, quindi è stato tolto dalla trattativa il cartellino di Davide Santon, che potrebbe però passare alla Samp in estate, per cui diciamo che la trattativa è ben avviata, ma soprattutto c'è stato l'avallo di Garrone, perché era importante questo. In realtà Di Carlo non vorrebbe assolutamente far partire il suo bomber, Garrone invece ha iniziato la trattativa con l'Inter, la sensazione è che si potrebbe chiudere prima del prossimo turno. E la Juve che cosa fa? E la Juve potrebbe inserirsi, proprio perché la Juventus aveva strappato il sì del giocatore per giugno, in virtù degli ottimi rapporti tra Del Neri e il giocatore, Del Neri è una rotta. L'allenatore che ha lanciato Pazzini alla Samp dopo il periodo buio, parzialmente buio di Firenze, per cui diciamo che la Juve potrebbe inserirsi. Come? Ecco, la Juve potrebbe mettere sul piatto un paio di contropartite tecniche che sarebbero: uno, Momo Sissoko, che è sempre in uscita; la seconda potrebbe essere le Grottaglie, perché le Grottaglie è stato praticamente messo sul mercato dopo l'arrivo di Barzagli, e alla Samp un centrale difensivo come le Grottaglie farebbe molto comodo. Quindi la Juve potrebbe mettere sul piatto queste due contropartite tecniche, in più dovrebbe però mettere almeno 7-8 milioni, per cui la Marotta in queste ore sta studiando una controffensiva. Sempre Genova protagonista, ma sponda a rossoblu c'è uno scambio di portieri con la Roma. Sì, è saltato l'arrivo di Marchetti al Genoa per problemi tra le due società, tra il procuratore e il giocatore, ci sono stati un po' di inghippi in corso d'opera, per cui il Genoa è tornato forte su Doni della Roma, che ormai a rotta di collisione. Esatto, perché il titolare è Giulio Sergio, quindi siamo quasi in dirittura d'arrivo dello scambio tra Eduardo e Doni, quindi Eduardo in giallo rosso e Doni rosso blu. L'ultimo capitolo riguarda il Milan, che si appresta a lanciare Mark van Bommel in Coppa Italia, immediato il debutto del 33enne olandese ex capitano del Bayern. È alla ricerca di un difensore il Milan, ma soprattutto il discorso riguarda anche Mutu, certo, perché c'è stata una novità importante sul fronte dei rapporti che Mutu aveva intrattenuto, dobbiamo usare ovviamente un'espressione al passato, perché ha rotto con il suo storico manager, certo, in Italia. È così? Cosa il, come dire, simpaticamente mefistofelico Becali ha rotto con Mutu, parzialmente perché Becali continuerà a rappresentare Mutu nella causa ultramilionaria con il Chelsea. 17 milioni di euro che il Chelsea aspetta da Mutu. Esatto, e quindi diciamo viene meno il motivo di frizione tra Mutu e Della Valle, perché Della Valle erano praticamente i ferri corti con Becali, per cui Mutu potrebbe rimanere alla Fiorentina. Però la Juve è sempre alla finestra, perché ha le cifre di Mutu, che potrebbe trasferirsi in bianconero, diciamo a una somma che non dovrebbe superare i 4-5 milioni di euro, considerando poi l'ingaggio che comunque dovrebbe essere deciso con la società. Mutu rimane ancora l'obiettivo più realistico per la Juve. Sul Milan, tu dicevi giustamente, il Milan ha un problema di tipo di Champions, perché tutti i giocatori acquistati dal Milan non sono utilizzabili in Champions, quindi il Milan sta cercando un terzino sinistro che sia utilizzabile in Coppa dei Campioni. Nome? Il nome più realistico è quello di Mimmo Cristo, perché Mimmo Cristo può giocare in Champions, però per Cristo ci vogliono almeno 8-10 milioni. Il Milan sta cercando un po' di limare la richiesta. Forte anche degli ottimi rapporti intrattenuti col Genoa. Esatto. Altrimenti Galliani e Braida stanno guardando il mercato internazionale. L'identikit è però quello: un giocatore giovane che costi non tantissimo e che soprattutto possa essere iscritto nelle liste Champions. Siamo arrivati alla conclusione della nostra finestra sul calciomercato. Ovviamente gli aggiornamenti online in tempo reale continuano minuto per minuto su quotidiano.net nella sezione di QS Quotidiano Sportivo. Grazie Paolo Rosato. Grazie, l'appuntamento è per domani. Grazie.